Sì, domani sera andrà in onda su Rai 2. L'ultima puntata di Stasera è tutto possibile, che lui conduce con grande successo dal 16 settembre. Con noi Stefano De Martino. Come stai? Anche ragazzi, piacere conoscerti, come era mio? Buonasera. Eccoci qua, Stefano De Martino. Accomodati. Vedi? Così mi metti già a mio agio, perché questa è la mia No, io l'ho fatto per appunto, posizione per ideale. Per non farti sentire a disagio. Ecco qua. No, così ti senti a casa, capito? La poltrona 22 gradi e mezzo, precisamente. 22 gradi e mezzo. La facciamo tutta così? No, è la stanza inclinata. Ci sarà un momento in cui... No, quantomeno o incliniamo anche l'acquario. Hai fatto una la poltrona inclinata. Sai che è comoda, però. Insomma. Non è male, perché no, dipende dalla... Perché tu sei figo, fai così, se lo faccio io il femore mi si incastra. Allora, hai fatto una carriera strepitosa, domani c'è l'ultima puntata di Stasera Tutto è Possibile, quinta edizione, ma la tua carriera è davvero strepitosa, veloce e entusiasmante. Guardati questa immagine. Farai questo salto dall'elicottero, una cosa che non ha mai fatto nessuno degli inviati. Le donne sono mai state estremamente gelose di te? No, io non ho mai dato agio. Benvenuti alla 62esima edizione del Festival di Castrocaro. Buonasera a tutti. Buonasera e benvenuti a Stasera Tutto è Possibile! Ma adesso, quest'anno condurrei io. La stanza inclinata! Se ci sposassimo noi due! Mettiamo un po' di ordine! Beh, due cose. Siamo ritornati sulla terra piatta. No, se no poi diventa... No, due cose. La prima, cioè, 10 anni di televisione e solo 30 anni. 10 anni in televisione o solo 30... In che senso? No, cioè, hai solo 30 anni e già 10 anni di televisione. Sono tanti. Una bella esperienza. No, ho fatto un po' di cose. Poi dipende dai punti di vista. Perché? Ah, ho capito, cioè... I numeri sono numeri. Cioè, 30 sì, anni, no, però voglio dire, c'è gente che a 30 anni ha fatto... Voglio dire, John Lennon ha fatto i Beatles, li ha sciolti, ha fatto... Alessandro Magno ha conquistato la Grecia, l'Egitto e tutto l'impero persiano. Dai, sei montato la testa. Se io dovessi morire domani, che cosa ti ricordi tu di me? Ho fatto un po' di cose, ma... Però sai, dimenticare... Niente di eclatante. Però dimenticare soprattutto è fondamentale per se stessi, dimenticare sì, tutto. Tutto. Tu poi so che non ti riguardi mai. Mai. Infatti io il lunedì sera guardo sempre Report. Sarà contento Freccero, che in questo momento ho sentito un colpo di pistola, eccolo. Domani sera, mi raccomando, guardate Report e no, poi... No! Poi Stasera Tutto è Possibile su RaiPlay. Quinta edizione, scusa. Senti, però davvero c'è stata, hai visto anche nelle immagini, c'è stata una trasformazione rapidissima. Fortunatamente. Ma com'è venuta questa trasformazione? Ma diciamo che... io penso che avvenga un po' a tutti, no? Di evolversi, di trasformarsi, nel senso chi sei si può anche peggiorare. Sì. In alcune cose sarò sicuramente peggiorato, in altre magari migliorato, ma il fatto è che essendo diventato popolare, non ho avuto successo, come dico sempre, però io faccio popolare giovane. Giovane, sì. Quindi è accaduto tutto sotto gli occhi, insomma, un po' di tutti e quindi mi gioco anche insomma pure l'effetto sorpresa, perché tu devi sapere che io parto sempre con delle aspettative bassissime, quindi nessuno si aspetta da me che faccia delle cose per bene. Quindi basta il minimo sforzo, basta, capito? Per sorprendere. Però io hanno fatto un documentario su di te, un docufilm, no? Che si intitola Su di me, SDM, che peraltro sono le tue iniziali. Sì. Ed è girato a Torre Annunziata, dove tu proprio rivivi la tua infanzia. E c'è un momento del docufilm in cui dici: quando nasci in un posto come questo, senti già di aver perso.
ti senti già uno sconfitto. Quindi c'è una voglia di rivalsa, di andare via. Ma quello è il vero valore. Io sono di Torre Annunziata. Guarda che carino. Era senza ogni dubbio Natale. Spero per te che non fosse luglio. Credo di sì. No, il vero valore aggiunto della provincia è proprio questo, che ti regala quello che a Napoli si chiama la cazzimma, no? Quella tigna, perché pensi di non essere mai all'altezza, quindi arrivi poi a dover dimostrare prima che agli altri, a te stesso, di meritarti poi quello che la vita ti regala. Quindi la provincia è fondamentale, una grandissima palestra. Ma tu, è evidente, insomma, di là degli scherzi, senza fare drammi, però che hai lavorato duro per farcela, che non era affatto scontato, insomma, quando si nasce in un, appunto, diciamo, non nel centro, ma nella periferia, certo, delle cose. Tu hai lavorato in un... Questo è il posto dove lavoravo. Tu lavoravi in questo negozio di frutta e verdura. Dove... Al Barone, andate, se siete di Torre Annunziata, facciamo promozione al Barone. Dove alle 5 del mattina lavoravi per andare a scuola di danza. Sì, perché io avevo trovato questo compromesso comodo, perché in quegli anni, diciamo che i miei coetanei facevano i camerieri. Io però, studiando danza al pomeriggio, non è che mi venisse proprio comodo il lavoro del cameriere, perché comunque fare il cameriere significa andare al ristorante, insomma, intorno alle 6 del pomeriggio, insomma, prima serata così, e iniziare a lavorare. E quindi avevo da studiare danza, non potevo. Questo lavoro era inverosimilmente comodo, perché io alle 14 avevo finito. Iniziavo alle 5, quindi alle 10 di sera ero morto. Però... Ma il fatto di fare danza da bambino, voglio dire, senza arrivare a Billy Elliot, ma dire, c'era un po' questa cosa di prenderti in giro, di farti sentire a disagio per un maschio, fare danza, sì, in una cittadina di provincia? Considera che... Allora, appunto, Torre Annunziata, Sud Italia, io avevo 10 anni quando ho cominciato a fare danza, quindi era comunque una scelta anomala. Se non che mio padre era un ballerino, che insomma in quel periodo lavorava al Teatro San Carlo di Napoli. E quindi ti ha appoggiato. Cioè... E quindi no, invece lui ha remato contro di me, perché diceva, ovviamente, la vita d'artista non te la consiglio, sarà una vita di sacrifici, sarà una roba, non farai mai niente con la danza, perché delusioni. E io insistevo, no, voglio farlo, tant'è che poi quando ho fatto, insomma, il provino per amici è stato un po' l'ultima chance che mi sono dato, perché fino ad allora sono sempre arrivato ad un pizzico così dalle cose, tipo una volta... Forse uno dei primi lavori veri che potevo fare come ballerino, vado a fare l'audizione al Sistina per lo spettacolo di Johnny Dorelli. Sì. Quindi io immagino, da Torre Annunziata andavo al Sistina con sto treno, sto freddo, faccio tutta l'audizione, 6 ore, ci mettono tutti in fila così, presi. Io dico, ho svoltato, inizio a lavorare finalmente al teatro con Johnny Dorelli, che invece ebbe un malore e... La tournée venne annullata e quindi io ritornai a casa disperato. Stesso treno. Per fortuna Johnny sta bene adesso. Johnny adesso sta bene. Ciao Giorgio che ci guarda sempre. Lo salutiamo. E quindi stessa cosa, balletto di Toscana. Vado a fare un concorso di danza, uno dei tanti, con una piccola compagnia in cui ballavo. Dere Bianco, il maestro che saluto, mi vede, lui faceva il direttore al balletto di Toscana, dice vieni a Firenze perché tu devi, e io ero uno, voglio dire, io ho smesso di ballare da un po', diciamo, a quei regimi, la danza non si è persa niente, nel senso ero un ballerino ma non ero Roberto Bolle, quindi mascheravo bene i miei difetti, mi difendevo. Vado a fare questa audizione a sto balletto di Toscana e dico al maestro Dere Bianco, guardi, io... Lei mi ha visto in scena, ma io non è che so proprio così, così come mi ha visto. Maschero bene, no, vieni che noi abbiamo un cartellone. Vabbè, vado a fare sta cosa. Mi prendono come second cast di tutto, cioè secondo cast. E poi lui mi dice, perfetto, guarda, dalla settimana prossima iniziamo, vai a cercare casa. Dico, come vai a cercare casa? Certo, devi lavorare qua. Dico, ma che orari facciamo qua? Cioè, no, noi qui iniziamo alle 9 e finiamo alle 9 del mattino e finiamo alle 9 di sera. E quindi dicevo, e quando lavoro per pagare l'affitto? Quindi ritorno a casa sconfitto dal fatto che io non mi potevo nemmeno permettere il balletto di Toscana, e quindi dico a mia madre, basta, ho deciso, per sfogare questa rabbia repressa voglio fare il fisioterapista.
perché almeno metterò le mani addosso a qualcuno. A proposito, a proposito, vieni qua con me, vieni qua con me. Dove vengo? È un caso disperato. Luciana Littizzetto! Luciana Littizzetto! Venite qua, che bello, finalmente un po' di carne fresca e senza grasso. Mettiti in mezzo ai tuoi boys. Attenzione, ecco. Sai che dietro le quinte ha guardato, perché non mi riconosceva, mi ha scambiato per Belen. Ci salutiamo con molto... C'è qualcosa. Hai visto che non ho fatto domande su Belen? Ti ho stupito? Sei rimasto male? Sì. Ci sei rimasto male? No. Ma te la faccio io, ma ti risposi? No, voglio dire, no, ho già dato, ho già dato. Punto, ma magari sai, dato. Non fanno la cerimonia, mettono timbro. Perseverare è diabolico. Come no, nella scheda elettorale. Basta che siano felici. Frecero, scusami, possiamo fare uno scambio per piacere? Facciamo una specie di Erasmus. Lui va stasera, tutto è possibile, e l'altro viene qua. Muoviamo i cosi della tombola. Allora, io devo mandare la pubblicità, facciamo così, la mandiamo adesso e poi continuiamo due minuti con Stefano, lo salutiamo dopo, certo. Va bene? Allora, pubblicità, pubblicità. Intanto, con la cadenza. Luciana Littizzetto, Stefano Martino, domani sera. Pazzo. Ultima puntata sera, per questa puntata edizione di stasera tutto è possibile su Rai 2, mi raccomando, domani sera. Complimenti ancora per il successo. È molto divertente, insomma, dice molto. Grazie. Mia figlia quella trasmissione. Sì, vedi, sì, perché i giovani la vede, i giovani te, non ti guarda mai? No, a me mi guarda, a me mi telefona tua figlia, anche i miei figli guardano solo lei e non me, i suoi guardano me e non lei, per dire com'è il destino. No, volevo chiederti una cortesia, tua nonna, che tra l'altro so che è contenta di pagare il canone adesso perché ci sei. Assolutamente, tra l'altro mia nonna, assolutamente. Devi dire, allora, a casa mia insospettabilmente regna sovrana l'intelligenza. Cioè, quindi, perché insospettabilmente? No, insospettabilmente, che non lo diresti, dai, parla. Di la verità, diciamoci le cose come stanno. No, guarda. Diciamoci le cose come stanno. No, guarda, e quindi mia nonna, da quando ho iniziato a fare televisione, mi chiede, ma quando vai da Fazio, quando vai da Fazio? Io ogni anno invento una scusa diversa. Come si chiama la nonna? Elisa. Signora Elisa. Nonna Elisa, è qua. Sono è qua. Suo nipote, è qua. Ma dovevo già venire... Solo che volevi fargli quella domanda. Era sempre una, doveva andare a mangiare la pizza la domenica sera, non poteva mai venire. Dunque, volevi fargli la domanda? Ma perché ho sentito sì, che insomma, nella tua cittadina le varie famiglie si chiamano fischiando e ogni famiglia ha un fischio. Ogni famiglia ha un fischio. Cioè, sì. Come il telecomando della macchina. Sì, e poi il capofamiglia che dà il fischio come il mossiere al palo di Siena, no? È quello che ci dà. Cioè, tu hai un fischio di famiglia? Sì. Cioè, se tu sei sotto casa, vuoi chiamare? Faccio. Fiu fiu. Non è fiu fiu, è pipi. Questo è il fischio della famiglia da parte di mia madre. E da parte di tuo padre? Ho dovuto imparare a fischiare con le dita perché altrimenti non avevo rapporti praticamente con tutta la famiglia di mio padre finché non ho messo le dita in bocca. E com'è? Vabbè, pace fatta, classico, viva la famiglia. Classico. Grazie a Stefano De Martino. Non sei capace. Io ci topo. Non ci posso fare niente. Davvero. Grazie mille. Ciao. Grazie Belisa. Davvero, complimenti. Saluta Belen. Saluta ciao. Da dove esco? Eh? Da dove? Di qua. Ciao, grazie.